C'è sicuramente qualcosa in quei campi di grano. Se sto immobile nella stessa posizione, mi fa la cresta. Ah! Meg. Per cosa sta Meg? Meg. Aria ad accesso ristretto. Piede di porcus. Quella cosa ha una tessera d'amministratore. E può entrare? Ovunque, nasconditi negli armadietti. Cosa fa questo piede di porco? Può essere utilizzato per rompere... Ah, è vero. In caso di inavvertito, di inavvertita infezione da chissà cosa, ditela, istruite la persona a nascondersi qua. Ah! Dobbiamo trovare 4 bottiglie, inserirle là dentro e poi attivare il macchinario piazzandoci qua in mezzo e dovremo guarire. Ed è solo allora che potremmo... Ok. Ma dove le prendo le bottiglie, Frank? Qua? Aprire manualmente la piattaforma potrebbe fare del danno a tutte le persone. E come esco? Frankis, amico mio, come esco? Ah, si è aperto, ok, è finito il video. Possiamo entrare, dobbiamo raccogliere quelle 4 bottiglie senza farci spaccare la testa da Mr. Spranga maledetta. Spranga pazza. Ci vuole dire, è una creatura che gira letteralmente con un piede di porco, ragazzi. Basta una 9 mm. O come minimo un altro piede di porco. Cioè, se non ti becca di sorpresa... Madonna mia. Cioè, voglio dire, se non ti becca di sorpresa, dov'è il problema? Se ti becca di sorpresa, sei fregato. Ti colpisce da dietro, crack, il cervello è andato. Contusione, danno cerebrale, resti in peperoni. Se invece lo becchi da davanti, un duello alla pari. Uno lo... alla pari più o meno, bisogna giocare sporco. Uno lo distrae, l'altro gli spacca la testa. Da dietro. Alla suina, così. Bang! Sbonk! Ho capito, quella è una bottiglia che ho trovato, ma... Vada, vada, vada per la sua strada. Cosa c'è qui? Ah! Ma mi chiedo se lui mi vede entrare dentro gli armadietti. Mi insegue? Eh no, ce l'ho. È questa, no? Può essere utilizzata per riempire le docce di emergenza. Ed eccola qua. Ah, sì, doccia di emergenza. La mia sanità mentale? Stabile, stabile. Oh, oh. Sì, stabile, stabile. Mi piace, mi piace. Signore, signore, dove si nasconde Mr. Spranga? Signor Spranga? Signor Spranga pazzerella? Signor Spranga pazzerella con la tessera d'amministratore? Dove si nasconde, buon uomo? Dove è andato il buon uomo, il buon signore? Buon ami. Oh, eccolo là, gli ho visto il piedino. Il piedino matto gli ho visto. Ecco qua un'altra bottiglietta. Piedino matto. Ah, piedino matto. Peccato che ti abbia visto dove sei. Geniale. Genialità, ragazzi. Adattamento a ogni situazione. Bear Grylls. Ma come fa a scricchiolare il pavimento quando cammina? È tutto cemento armato. Ma cazzo. È la faccia del realismo. La faccia della mia faccia. Alla faccia delle facce degli altri. La faccia di tante facce. Amico mio, io credo di dover andarti qua, vero? Amico mio, amico scricchiolio, scricchiolio pazzerello, pazzo 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 budello. Quella si è aperta. Quella si è aperta, c'è qualcuno lì. Amico pazzerello, e forse qui avevi venuto a farmi... Buon uomo, io vorrei capire dove si nasconde lei, tuttavia sono quasi impossibilitato da rispondere a questa domanda. Metti la bottiglia. E siamo a 2 su 3. Allora, ripeto, lui ha una spranga, io ho una spranga, dovremmo affrontarcela pari.
Dovrebbe essere un duello all'ultima sprangata sul muso. Shklong. Ah, mi ha visto. Nasconditi. Dov'è finito? Oddio. L'avete visto? Dov'è finito quello scienziato giallo? Oh mio Dio. È scomparso. È un genio. Un genio del travestimento. Un mago. Il mago dell'evasione. Ha fatto tipo... ed è sparito. Un ninja. Guarda come scricchiola dietro di me. Fa morire il fatto che scricchioli. Questo lo devo sistemare. Cioè, voglio dire, potete fare il rumore dei piedi palmati. In fondo è nudo, tipo flap, flap, come una rana. Come inseguito da una rana con un piede di porco in mano. Posso uscire senza morire? Forse. Ti prendo a sprangate. Sì. Pure strano perché. Oh, c'era un'altra bottiglia che prima non avevo visto. Prima non ebbi visto questa bottiglia, questo contenitore magico. Non lo ebbi proprio visto. E qui? Oddio, qui c'è un altro... Oh, ecco qua l'ultima bottiglia. Spranghigno? Dio, sta venendo a pre... Oh no, sta venendo! Mi ha sentito? Maledetto. Ha sentito i miei passi? Guarda che è qui davanti a me, alla mia sinistra. Spranghigno! Ma buon uomo! Vedete che i passi si sente scring, scring, ma lui cammina trap, 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 trap. È un inganno della cadrega. Sembra lento, ma è velocissimo. È un genio dell'evasione, quest'uomo. È un genio dell'inganno, è più furbo di me. Abbiamo finito? Dite che posso scappare? Non lo so. Cosa? Sarai mica venuto qui. Maledetto è qui. È qui che mi aspetta sto suino. L'avete visto? Vuol farmi una sorpresa. Cosa? Vieni. Ma è sto suino? Guardalo qua. È furbo. Vieni. Mi aspetta sto maledetto. Ma devo tirare la bestia? Forse devo tirare la bestia e disinfettarla? Coso? Coso? Non lo so, raga. Magari l'obiettivo è proprio quello, di disinfettare lui. Coso, se mi uccidi mi incazzo a morte. Adesso? Andare qua? Forse devo girare la levetta. Quale leva devo girare? Ho detto che devo girare una leva. Maledetto. Mulidetto. Mulinetto. Molimetto. Maometto. Ah, ma non c'è la tessera d'amministratore sto qua. Ah, ok. Devo aspettare che lui vada lì. Capito. No, mi devo nascondere qui. Aspettare che lui vada lì. Puoi tirare questa? Può darsi. Forse. Ma lui non va qui. Scusami. Cioè, c'erano le istruzioni, ma... La leva non funziona. Coso? Ah! Ma funziona! Oh, sì, lo sapevo! Lo devo disinfettare! Ok? E mo? Posso prendere la tessera? Non lo so. E non lo so, non mi ricordo le istruzioni. Ho capito. Ah, devo premere qualcosa qui? No. Creatura, mi uccidi? No. Devo premere qualcosina. Ora è in trappola, sì, e ho capito, però io che devo fare? Non è la più pallida idea, raga. Lo spingo. Ah, devo spingerlo avanti, ok. E poi attivare la doccina. Sì! Cuoci, bastardo! Sì! Un bollito di mostro! Ah, l'ho curato? È diventato uno scienziato normale! Prego, dammi la tua tessera e levati dai coglioni. Puoi morire là per quel che mi riguarda.
Adesso posso scappare grazie alla sua tessera dell'amministratore. Vedete che posso correre all'infinito? Mi piace. Dove devo usare la tessera dell'amministratore però? Questa è una domanda molto importante. Sì, posso correre all'infinito. Perché è registrato come mostro il deficiente. E ora? No, non è qua. Dove devo andare, raga? Sì, sì. Dove devo andare? Exit, exit, è vero, c'è scritto uscita. E qua che devo andare? Non lo so. C'è scritto exit. Exitus. Exitus a casa mia vuol dire uscita. Exitus. Exitus. A posto, ragazzo? Com'è bello essere curati, vero? Rimani qua a soffrire, io torno indietro. Secondo me devo tornare indietro, perché prima non si apriva. Ora si apre. Quindi, il che è molto strano, secondo me devo tornare indietro. Ma la domanda è, adesso dove devo utilizzare la tessera? Raga, posso correre all'infinito? Ok, come l'ho detto. Sto per festeggiare, ma no. Whee! Ciclopinus! Dove sei? Ciclopinus, ti sento ma non ti vedo. Ciclopinus. Ciclopinus. Ok, è alla mia sinistra. Sì, siamo liberi. Non so, esploriamo qualcosa. Oh, Ciclopinus! No, è più veloce ed è più incazzato di prima. Ciclopinus, no. Queste cose non si fanno, Ciclopinus. Sì, è spawnato, dammi qua. Dammi qua. Dammi qua, bevi! Sì! Corri! Sì! Sì! Corri! Sono stanco. Oh, ed equipaggio la bibita. Bevi, bevi il bibitone. Io sto esplorando, nel dubbio. Non so dove devo andare. C'è un altro terminale di là. E che devo utilizzare la tessera? Sì, molto probabilmente sì. Ciclopinus, ci vediamo amici miei. È stato un piacere, signori Sprang, signori Ciclopinus. È stato bello conoscervi. Ci vediamo nel prossimo video. Bie. Sono scappato. Prossimo livello. Prossimo livellus. Oddio. Dove siamo finiti? In un campo di grano. Ma quindi abbiamo a che fare con gli alieni? Abbiamo a che fare con gli alieni, raga. Bibitus. Bibitonis, dammi quali bibitonis. Chissà quale mostro ci sarà da accoglierci in questo livello. Questa è sempre la mia domanda quando entro in ogni livello. Non lo so, secondo me devo entrare nei campi di grano e seguire quella luce rossa. Non ci giurerei, però. Considerate le opzioni che abbiamo. Camminare su questa strada e potenzialmente farci investire da un camion. Oppure entrare nei campi, andare alla cieca verso una luce che non conosciamo, della quale non conosciamo le origini. Nel dubbio tu corri. Corri, corri. Sì! Vedo una luce rossa. La vedo. Chissà se ci sarà un mostro ad accogliere. Secondo me sì. Ok, non riesco più a correre. Ora sì. Oddio. C'è un muro. C'è un muro invisibile. C'è un muro invisibile. Non posso più andare in... Non posso andare più in... Ah! Cioè, madonna mia, help. È stato solo un manichino che ci è saltato addosso. Non so, c'era un muro invisibile, ragazzi. E non so che devo fare allora. Non ebbi la più pallida idea. Beh, direi, nel dubbio, camminiamo così. Però è palese che ci fosse qualcosa che mi stesse inseguendo. Allora la domanda è, dove devo andare? Io cammino. Prima o poi la strada mi dirà qualcosa. No, niente. C'è sicuramente qualcosa in quei campi di grano. E se sto immobile nella stessa posizione, mi fa la cresta. Ah! L'avete visto? Sembrava Gollum. Gna, 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 gna. Gobbo bastardo. Quindi arriva da dietro e ti fa la... Eccolo qua. Questo i maledetti. Cercano di prenderti da dietro proprio. Sti suini. E io che devo fare? Dove siete? Oh. Oh oh. Bevi. Bevi che ti fa bene.
Oh, vedo una casa. Ah, 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 t'ho visto. Bevi, bevi, bevi la bibita. Corri, corri, Franco. Ce la possiamo fare, Giuseppe. Chi va là? Vedo una specie di fattoria. Una fattoria che rappresenterà la nostra salvezza o la nostra fine. Quale delle due? Molto probabile la seconda. Carota? Posso raccogliere la carota? Posso rubare un cavolo, una carota a questi bastardi? Molto probabilmente no, perché si arrabbierebbero. E mi ucciderebbero. Cose che non stanno cercando di fare adesso, ovviamente. Oddio. Ok, la strada giusta è di sicuro. Ora. Si corre! Cercando di non farci beccare da questi tizi strani. Corri, Frank! Corri, Frank! Non guardare indietro. Non guardare avanti, non guardare a sinistra, non a destra. Chiudi gli occhi e muovi i piedi. Oh, cos'è? Una specie di turbina? Oh oh, sento qualcosa? Sento qualcosa? Era il vento, era sicuramente il vento. Cosa ho fatto? Non lo so. Spero fosse la cosa giusta. Non lo so. Funzionato? Oh, è diventata verde. Ah, ora devo fare l'altro. Ma vaffanculo! Con i tizi che girano così come dei... Ah! Mister Motosega! Salve! Non mi prenderà mai, lo sa? Ah, ah, ma con la velocità chi vuoi prendere, vecchio? Ma a quella velocità non mi prenderai mai! Non mi prenderai mai a quella velocità, Frank! Oddio, mi son perso. A quella velocità non mi prenderai mai, Giusy! Amico mio, no no! Oddio, non riesco più a correre. Sono stanco, sono ciccione, sono obeso. No! C'è l'acqua! L'acqua è mia amica o è mia nemica? Probabilmente è mia nemica. Ma noi? Sono finito in questa pozzanghera di merda e non so come uscire. Sono nella merda. Ok, la mia sanità mentale è ben messa. Prendiamo un succo di frutta. No, 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 no! Vai lì, bravo, 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 bravo. No! Mi ha visto! Mi ha vistus! Mi ebbe visto, Mister Motosega. Ok, forse di qua. Sei Leatherface, ma hai che mi devi inseguire con la motosega? Non t'ho fatto niente. L'unico crimine di cui posso dichiararmi colpevole è che esisto e che sono magnifico. Sono bellissimo, sono stupendo. Posso ammetterlo, ok? Posso prendermi le colpe per quello. Ma nient'altro. Non sono... Bevi, bevi, bevi e corri. Bevi e corri. Pregando di non fare una brutta fine. Forza ragazzo, dai, c'è un altro labirinto maledetto. Ora vai a capire dove cazzo devo andare. Ah, ok, giusto, giusto. Ok, 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 ok. Sì, sì, mi piace, mi piace. Dai, la terza la volta buona, questa è l'ultima di sicuro. Giusto? Dai! Ma sei un maledetto, sei. Sei un maledetto, sei. Ehi, andiamo verso la prossima lucina rossa. Cercando di non farci rifare a pezzi da Mr. Motusegus. Mr. Chainsaw Massacre. Massacres di Chainsavi. Oh, sono di nuovo nel fiume. Signor Motosega? Dov'è? Mi lasci in pace, non ho fatto niente di male. Sto solo andando in giro a pigiare i tasti. Sono uno scienziato, dopo tutto. Sono il manutentore. Guardi che lei non può vedere i porno come vorrebbe solo perché le manca la connessione. Io sono stato mandato dalla Iliad. Non è vero. Dalla Fastweb! Mi hanno mandato la Fastweb a sistemare la sua connessione, così può guardare tranquillamente tutti i programmi discutibili che vuole. La prego, signore, la prego. Cerchi di collaborare. Ascolti, buon uomo. Oddio, sono in trappola, vero? Oh, sì, sono in trappola. Oh, sì, questo è proprio puzza di trappola, ragazzi. Oh, no, no, non è vero, non è vero. Io non sono mai in trappola, io sono un genio, tutto calcolato, ragazzi. È solo per creare suspense. Faccio pensare che io non sappia cosa stia facendo. Ma in realtà è tutto programmato. Non è affatto vero. È tutta pura fortuna la mia. Ho un culo maledetto che non avete idea. Corri ragazzo, corri, vedo l'ultima luce rossa. Suppongo sia l'ultima, la quinta, maledizione, cioè. Voglio dire, non è che posso andare in giro per tutto il giorno a fare pip 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 pip. Chiediamo al nostro amico Motosega di aiutarci a sto punto, no? E su, dai, fai 12 passi e poi sei stanco. Ah! Andata? C'è qualcos'altro? Ah no, qua è una città, tipo. Arcade? Sala giochi?
Sì! Questo è il motivo per cui abbiamo fatto tutto sto casino. Per andare a giocare ai videogiochi. Sì! Missione compiuta. Allora, Mr. Bottosega, sono stato troppo veloce per te. Dai, la prossima volta camminerò solo per te, perché sei scarso. Ma per stavolta vado a giocare ai videogiochi. Adios, mon ami. Oh, entra. Oh, muoviti. Ah! Livello 10 completato. Arcade. Siamo all'arcade. Oddio, mi sta laghicchiando perché ci sono troppe luci. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di pericoloso qua dentro. E quel qualcosa me lo dice la macchia. Ah, è acqua, madonna. Pensavo fosse sangue o budella. Oh! Fuggi dal livello 3999. Una sala giochi infinita, ma è un paradiso per me. Manca solo il popcorn. Sarai in grado di scappare dalle backrooms? Rimani collegato per trovare... per nuovi aggiornamenti. Madonna, mi sono piaciuti sto update è stato stupendo, ragazzi. Ve lo consiglio come gioco, davvero divertente. Davvero divertente. Oh, è andata anche questa, raga. Ah! Era solo una scusa per mostrare i muscoli che non ho. Adesso mi dovrebbe portare all'inizio. Esattamente. Va bene, ragazzi, fermiamoci qui per oggi. Ovviamente non abbiamo altro da portare sulle schede Backrooms. Grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di rivedervi nella prossima puntata. E non dimenticate mai che siete migliori. Bella bella.